com'è la nuova collezione per la donna? Ma sicuramente femminile, forse con meno eccessi, momento un po' crisi generale, però sicuramente con una donna che ha sempre voglia di stupire, sedurre ed essere vestire sexy glamour a tutte le ore del giorno e della notte. Mi sembra che appunto ci sia una voglia, un rifiuto dell'omologazione, quindi una voglia di ricercare un'unicità. Assolutamente sì, cioè c'è uno stile personale, le tendenze vere e proprie secondo me sono talmente soggettive e c'è un recupero anche di capi importanti degli anni scorsi abbinati con accessori e con altri capi per delle donne che hanno comunque acquistato dei capi importanti nel passato di grandi couturier, insomma di mixarli con pezzi nuovi, quindi insomma c'è questo recupero un po' di questa moda anni 80, anni 70, reinventare uno stile personale attingendo un po' a diverse collezioni. Tu che disegni la couture, oggi come sta cambiando? Ma sta cambiando perché la couture una volta era appannaggio di pochissime donne al mondo, erano degli abiti importanti, impegnativi, dove il couturier ci metteva tantissimo tempo a farli. La formula non è cambiata molto, però secondo me la couture è molto più accessibile perché si creano anche dei pezzi abbastanza fruibili, leggeri, che si possono mettere in valigia e viaggiarci nel mondo ed essere insomma dei capi che possono essere adatti un po' a tutte le esigenze della donna odierna, che è una donna comunque pratica, che non può uscire con i gonnelloni, con le cose ingombranti, per avere insomma una persona dietro che porta questi vestiti, quindi degli abiti che non si stropicciano, però ricercati, preziosissimi e unici. Quando ho iniziato ero veramente giovanissimo, infatti mi scrivevano gli articoli che ero l'infant prodigio della moda. Ho iniziato solamente a 23 anni con la mia prima volta a Piazza di Spagna appunto nel 97 e insomma sì, porto dietro un bagaglio di sfilate importanti, di rassegne stampa, di collezioni di donne che hanno vestito i miei vestiti in tutto il mondo, quindi insomma un bagaglio personale, però insomma tantissima voglia di fare ancora e di stupire con il mio stile. Particolarità? Vestire le donne appunto di sexy glamour e soprattutto essere fedele ad uno stile che è quello da quando ho iniziato, cambiandolo, modificandolo, non ripetendolo, però sono fedele ad uno stile di assoluta femminilità, perché la donna quello vuole essere bella.